In questa video lezione parleremo della programmazione e della strutturazione di una seduta fisica. Partiremo dal settore giovanile fino ad arrivare alla massima serie e capiremo bene tutte le caratteristiche di una seduta fisica specifica per i vostri atleti. In questa video lezione vogliamo cercare di spiegarvi meglio cosa intendiamo col termine programmazione. La programmazione è la suddivisione di un lasso di tempo sportivo in un'unità di tempo più breve, con l'obiettivo di definire al meglio i singoli allenamenti. Quando si struttura una seduta fisica, bisogna tener conto di due aspetti fondamentali, l'aspetto tecnico e l'aspetto fisico. Entrambi gli aspetti si amalgamano completamente tra di loro per il raggiungimento dell'obiettivo finale, ovvero una programmazione ottimale. Ma vediamo ora un esempio pratico. Se l'allenatore decide di fare un allenamento tecnico sul muro, sarà compito del preparatore sviluppare un riscaldamento adatto alle capacità fisiche e tecniche delle atlete per poi concluderlo con un riscaldamento adatto al gesto tecnico del muro. Questa è la giusta amalgamazione tra l'aspetto tecnico e l'aspetto fisico. La seduta fisica è strutturata in tre diversi blocchi. Il primo blocco, cioè l'attivazione, il warm-up, il riscaldamento. Il secondo blocco, dove si sviluppa il lavoro principale e quello che si era pensato precedentemente, quindi la zona core. E l'ultimo blocco, che è il defaticamento. Andremo adesso ad analizzare meglio in un video un esercizio specifico per una seduta fisica in sala pesi. Analizzeremo ora nel dettaglio l'esercizio dello squat. Come avete visto in questa video lezione, programmare e strutturare una seduta fisica è molto semplice. Basta avere le idee ben chiare e sapere cosa proporre ai vostri atleti giorno dopo giorno, allenamento dopo allenamento. E ora non resta che augurarvi una buona programmazione e provare direttamente voi sul campo.